Buongiorno carissimi, ben ritrovati in questo venerdì della undicesima settimana del tempo ordinario. Oggi solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. La liturgia della parola di oggi la vorrei riassumere con il termine imparare. Il brano del Vangelo tratto dall'undicesimo capitolo di Matteo, siamo ai versetti 25-30. Gesù inizia con una benedizione. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli, Signor Padre, perché così è piaciuto nella tua benevolenza. Dopo questa benedizione, ecco, il Signore si presenta come il giogo leggero. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Imparare viene dal latino imparare. Parare significa procurare. E quindi potremmo tradurre procacciarsi una notizia. Imparare è l'atteggiamento che dovremmo avere ogni giorno ciascuno di noi, perché nella vita non si è nati imparati, si va sempre alla ricerca, si cresce sempre per imparare, procacciarsi delle notizie. Il Signore si presenta a noi come colui che è mite e umile di cuore, impariamo da lui, dal suo cuore capace di amare, così come la prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio, capitolo 7, versetti 6-11. Ecco, ritorna questa parola amare. Dio ha amato il popolo di Israele, lo ha scelto fra i tanti popoli, piccolo popolo insignificante, lo ha eletto e lo ha amato, si è legato con un amore profondo, vero. Così come la parola amare ritorna spesse volte anche nella prima lettera di San Giovanni, capitolo 4, versetti 7-16, che oggi la liturgia ci propone. Bene, in ogni crocifisso che guardiamo, il nostro occhio è proiettato verso quel costato trafitto. Andiamo a vedere lì dove scorga sangue ed acqua. Abbiamo la possibilità di penetrare, di entrare nella profondità dell'amore del Signore, ecco, per imparare da Lui che è mite e umile di cuore. Viviamo dell'amore, quell'amore vero che viene da Dio, per saper amare anche con sincerità di cuore anche i nostri fratelli. Bene, auguro a ciascuno di voi una solennità del Sacro Cuore di Gesù, un augurio particolare a tutte le famiglie che sono consacrate al Sacro Cuore di Gesù, agli ordini religiosi che vivono la spiritualità del Sacro Cuore, ma un augurio anche particolare a chi come Tonino, per esempio, oggi compie gli anni. E un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata. E una preghiera particolare, ecco, per i sacerdoti, oggi è la giornata della santificazione sacerdotale. Pregate per noi perché possiamo essere sempre a immagine di Gesù, buon e bel pastore. Buona giornata.